è bella questa iniziativa della città metropolitana che collegando anche all'evento del Giro d'Italia questa offre un'occasione a un gruppo di comuni che rappresentano il Vesuviano di far conoscere le loro ricchezze, che sono ricchezze archeologiche, ricchezze culturali, enogastronomiche. C'è da lavorare su questo, i sindaci sono consapevoli, il territorio è pronto, noi possiamo con l'ausilio anche della Regione Campania mettere in rete con tutto quello che la Campania può offrire in termini qualitativi questa offerta che si sta delineando con forza e che può rappresentare un altro anello di questa grande piattaforma turistica regionale da offrire al mondo intero che si sposta oggi con grande facilità. È un momento straordinario per poter valorizzare l'intero comprensorio vesuviano che finalmente sta riscoprendo le sue ricchezze e questo è dovuto all'intelligenza di una nuova governance che ha capito che lo stare insieme può davvero dare dei risultati straordinari. Stiamo riscoprendo la storia, una storia che ci invidia il mondo intero, ma che ahimè molte comunità non sanno nemmeno di avere. Partendo da Terzigno da un paio di anni, grazie al lavoro straordinario dell'amministrazione, ha inaugurato un museo archeologico territoriale dove ci sono gli affreschi di Cavaranieri. È in procinto anche di finalmente di realizzare un sogno del parco archeologico naturalistico geologico all'interno della stessa Cavaranieri. Gli ultimi giorni abbiamo visto la nascita del sentiero numero 11, perché poi noi abbiamo la grandissima fortuna di vivere all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, che finalmente sta incominciando ad essere una risorsa e non più un deterrente. Ma ci sono tantissimi altri comuni che partecipano al polo turistico locale, vado a menzionare Ottaviano e Castello Miliceo, come Somma, Villa di Augusto, e così come tanti altri comuni che ognuno ha le sue caratteristiche, le sue ricchezze, e mettiamo tutto in rete. Eccellenze enogastronomiche, infatti ci sono tantissime aziende che finalmente si sentono supportate nel loro lavoro, dai Lacrima Christi come l'albicocca di Somma Vesuviana, così come tutti quei prodotti che ahimè negli ultimi anni stavano incominciando un po' a perdersi. Sergio Colella, consigliere delegato allo sport della città metropolitana di Napoli, sabato un grandissimo evento qui a Napoli nell'area metropolitana, il Giro d'Italia, è anche un'occasione per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze di tutto il territorio metropolitano. Sono contento di rappresentare in questo frangente con la mia nuova delega allo sport tutta l'area della città metropolitana che è stata attiva per la partecipazione a questo grande evento sportivo. La tappa del Giro d'Italia è fondamentale per far conoscere meglio il nostro territorio, con tutta una visibilità a livello internazionale. Il territorio flegreo che sarà attraversato dalla Carovana Rosa, ma anche il territorio vesuviano, quale quello che mostra oggi qui a Santa Maria la Nova. Sicuramente, io sono molto legato al territorio del Vesuviano, legatissimo. Sicuramente quest'anno, il 2022, è stato un anno fondamentale e importante perché con Procida Capitale noi avremo veramente l'eccellenza della visibilità nel mondo.